A Wittenberg, in Germania, dove con Lutero nel 1517 nacque la Riforma protestante, cinque secoli dopo la Comunione Mondiale di Chiese Riformate si è unita ufficialmente al consenso ecumenico già raggiunto tra cattolici, luterani e metodisti sulla dottrina della giustificazione. In una toccante liturgia ecumenica, i responsabili delle Chiese Riformate hanno siglato infatti il documento che costituisce l'adesione alla Dichiarazione Congiunta Cattolico-Luterana del 99, a cui si era associata nel 2006 anche la Chiesa metodista. Alla cerimonia ha partecipato Monsignor Brian Farrell, segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, che sottolinea l'importanza dell'avvenimento. E togliere una barriera e superare una specie di caricatura gli uni che abbiamo fatto nel corso della storia gli uni degli altri. I protestanti sempre ci hanno accusati di non essere molto vicini al Vangelo, nel senso che abbiamo dato troppo spazio ai meriti, alle buone opere, e noi abbiamo detto a loro che siete troppo fiduciosi nella grazia senza mostrarla effettivamente nelle buone opere, cioè abbiamo esagerato gli uni nella visione degli altri. E adesso questo accordo sulla giustificazione ha purificato il concetto che abbiamo di come Gesù Salvatore salva il peccatore che ha bisogno di salvezza. Nel XVI secolo, ricorda Monsignor Farrell, un punto fondamentale della controversia fu proprio la questione della giustificazione, cioè di come diventi effettiva nel peccatore la grazia di Cristo. Nella Dichiarazione Congiunta del 99, cattolici e luterani tornarono a confessare insieme la fede comune nell'assoluta gratuità della salvezza promessa a tutti i peccatori, operata per grazia di Dio nella fede in Cristo. L'ampliarsi dell'adesione a tale dichiarazione apre la strada anche ad altre confessioni nel cammino verso la piena unità. Monsignor Farrell anticipa l'appuntamento del 31 ottobre prossimo a Londra, esattamente ad un anno dalla storica visita del Papa a Lund in Svezia. La comunione anglicana dichiarerà che anche lei è d'accordo con questa dottrina fondamentale. Fondamentale perché è il cuore del Vangelo, cioè che cos'è il Vangelo? È la fede in Gesù Salvatore che salva. E il modo in cui questo avviene nella persona è un problema enorme, è stato un problema enorme. Adesso siamo sulla via di risolvere, pertanto ci incontriamo molto vicini, molto più rispettosi gli uni degli altri, perché ci riconosciamo molto più nella essenza della risposta al Vangelo. In una cerimonia a Westminster ci sarà questa adesione, e per noi vuol dire che praticamente tutte le chiese e comunità dell'Occidente, adesso storiche dell'Occidente, sono già d'accordo sulla dottrina della giustificazione. A tale comune visione teologica di come si faccia reale la salvezza ha enormemente contribuito il passo ecumenico compiuto dal Papa in Svezia, evidenzia ancora il segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. È stato molto importante perché il Papa e i rappresentanti della comunione della Federazione Luterana Mondiale hanno, come dire, liturgicamente espresso questo accordo in modo che hanno attirato l'attenzione di tutti i cattolici e luterani del mondo e degli altri cristiani sul fatto che sull'essenza della dottrina della salvezza siamo d'accordo, e pertanto possiamo pregare insieme, possiamo lavorare insieme, possiamo essere gli uni con gli altri vicini nel dare testimonianza
della fede, del Vangelo nella società.